What's going on? Ragazzi, sono Mike Filippo Nerazzurro, benvenuti nel mio canale. Ultimamente sono sempre in macchina, ho un sacco di cose da fare, sempre di corsa. Allora non ho avuto anche tempo di fare le pagelle della partita di Cagliari-Inter, che è finita 2-1, partita disastrosa, schifosa, che per carità magari il primo tempo ci poteva stare, che non aveva calcolato le misure con l'avversario, ma mi aspettavo nel secondo tempo che Spalletti faceva subito un cambio, ma subito metterlo da una punta, o non so, cambiare formazione, essere un po' più offensiva. Invece, come al solito, ci piega, cioè lo fa negli ultimi 10 minuti, che alla fine non conta un cazzo. Vabbè, e niente, devo fare le pagelle dell'Inter, che la vota squadra 5, Spalletti 4 e mezzo, ma non è perché ha la scusanza che ha i giocatori contati, ma perché lui deve rischiare, deve inventare qualcosa, perché la squadra deve vincere. Cioè, piuttosto si sta perdendo, cioè metti 2 punte, inventi una punta, metti Perlis in alto, non so, insomma ti devi inventare. Giustamente io non sono un professionista come lui, ma le idee sicuramente ce l'avrà più di me, più di tutti noi interisti. E niente, faccio queste pagelle. Allora, Andanovic ci sei, non è stato molto impegnato, ha fatto una bella parata sull' 1-0 per loro, poi noi abbiamo pareggiato. E il Cagliari è stata una squadra molto fisica e basta. Sui 2 gol non è colpa sua. Poi D'Ambrosio 4. D'Ambrosio ha fatto cagare il primo tempo, il secondo tempo un po' meglio, ma ha fatto proprio schifo, non era proprio la sua serata. Quindi era proprio da metterlo giù dal primo tempo, proprio. Faceva proprio fatica a giocare, sbagliava i passaggi, manco lui sembrava tra un po'. Skriniar 5, volevo dare 4 e mezzo, ma 5. È stata la sua peggior partita da quando è all'Inter, praticamente. E quindi il fatto che si è anche procurato un rigore, nervoso, non lo so. Serata no, comunque. Spero che alla prossima si concentra di più e fa vedere che è veramente Skriniar, cioè quello che ha dimostrato nelle partite precedenti. Vedrai un po' meglio, 5 e mezzo. Lo repito, colpa sua nel secondo gol, che ha lasciato un po' andare l'attaccante, ma comunque ho cercato di avere un equilibrio con Skriniar, ma ha fatto molta fatica perché non aveva il sostenuto di solito Skriniar, quindi 5 e mezzo. Samoa 5, si voleva 5 e mezzo, ma 5. Samoa sempre il solito, ogni tanto si impappina, tiene sempre la palla tra i piedi, cerca di fare un inserimento con la palla, ma è un casinista. Quindi purtroppo all'Inter gioca perché è il migliore quel ruolo che abbiamo, ma se faceva il panchinaro alla Juve un motivo ci sarà comunque. Brozovic 5 e mezzo, lui l'impegno ce l'ha, ma purtroppo non ha sostenuto i centrocampisti. Purtroppo gioca da solo, si fa il reparto da solo, non è facile. Quando lui ha fatica all'Inter dimostra di giocare male, di non avere un gioco, quindi non ripeto, non è che colpa sua la partita che è successo a Cagliari. Vesino 4 e mezzo. Vesino sembrava in crescita, ma a Cagliari ha fatto molto fatica, faceva dei falli inutili, si è provato a inserirsi, ma ragazzi, Vesino ha fatto proprio cagare, basta. Spero che lo manda via, perché non è da Inter, cioè dai, non è da Inter. Lì va bene, dove stava prima, Fiorentina, basta.
poi cosa vicino, poi c'è Nyangolan do un 6 perché sta trovando la forma, ci prova, ci mette anima e corpo, si è aggressivo, purtroppo ha cercato di fare quello che poteva, ma purtroppo lui non può fare miracoli, però l'impegno rispetto a dicembre, a novembre, cioè si vede che è cambiato, mi fa piacere. Perisic 5,5, un passo indietro a confronto delle altre partite, ci può stare una serata, no, se la squadra non gira, non gira neanche lui. Provato a inventare qualcosa, ma niente di più. Politano 5. Politano ha fatto una bella partita la scorsa partita, ma qua Cagliari forse era sotto pressione, non riusciva a giocare come credeva, ha fatto fatica, non è stato il solito Politano che dava quantità e qualità. Pazienza, ci può stare perché ripeto, la squadra ha giocato tutti male, quindi uno non fa fatica a fare differenza da solo. Lautaro, sono deciso tra un 6 e un 6,5 per l'impegno, per il gol, quello che si sta mettendo, non sta facendo ripiangere Lautaro e Riccardi, che anzi gioca di più le fasce con Lautaro, invece Riccardi no. Insomma dai, un 6,5, dai, sta prendendo continuità, sta prendendo confidenza con la squadra, continua così, so che non è il tuo ruolo, ma l'impegno c'è tutto. Borca Valero 5,5, ha giocato bene, poteva fare gol il 2-2, ma non lo so, fa tutto bene, poi ha tirato malissimo, va bene. Candreva volevo dare senza voto, ma gli do 4,5 perché ha fatto un bellissimo cross su Ranocchia, ma poi su punizione che c'erano tutti, doveva solo crossare, invece ha tirato proprio al bacca zio, cioè proprio per dire così, non so che cazzo ha, ma guarda, se si infortuna lui è meglio perché conta un cazzo. Ranocchia gli do un 6 per incoraggiamento perché si mette sempre del suo, ci sta provando, giustamente la punta non è punta, però è importante impegnarsi, crederci, e gli do un 6 anche se non ha fatto gran cosa, ma per il coraggio che si prova comunque. Niente, per la partita di Cagliari comunque primo gol, non era gol perché il fallo non c'era, c'era il fallo prima, una cosa del genere, e guarda, il VAR non è stato neanche d'aiuto neanche stavolta con lo scandaloso con la Fiorentina, non lo so, o lo stanno facendo apposta per raggiungere tutti lì, per avere un po' di più di competizione, oppure non lo so. Niente ragazzi, questa è la mia piccola sintesi, iscrivetevi sul mio canale, mettete tanti like, e ciao ragazzi, forza Inter!